mi ha detto: io non sto bene, io voglio essere femmina. Ok, gli ho detto: ma femmina perché ti piacciono i maschi? Aveva 8 anni. E la sua risposta è stata: ma cosa me ne frega dei maschi, mamma? Io mi sento femmina, io sono una femmina. Io sono Emma, ho 11 anni e sto facendo il percorso di transizione. Io sono Valentina, sono la mamma di Emma, veniamo da Ravenna e sto seguendo mia figlia, sto accompagnando mia figlia nel suo percorso di affermazione di se stessa. Lo dicevo già quando ero piccola, quando verso sui 3 anni, e gli dicevo: mamma, io voglio essere femmina, e io continuavo proprio a dire, insistendo. Poi mamma ha capito un po' più avanti. Sì, più avanti. È vero che lei me lo diceva già quando era piccola, però io lo prendevo come un gioco, il gioco di ruoli che fanno un po' tutti i bambini. Io da piccola volevo fare il pompiere, il pirata, insomma. E poi è arrivato il lockdown. Io ho visto in quel periodo che ha fatto un cambiamento molto forte. Non parlava più, evitava anche, non mangiava, mangiava poco e si isolava sempre. Cioè non aveva più neanche i momenti di gioco. Al che un giorno mi avvicino e gli sussurro: aiutami ad aiutarti, perché devi darmi tu lo strumento per aiutarti. Che cosa c'è che non va? E lì, con una fermezza che da persona adulta, mi ha detto: io non sto bene, io voglio essere femmina. Ok, gli ho detto: ma femmina perché ti piacciono i maschi? Aveva 8 anni. E la sua risposta è stata: cosa me ne frega dei maschi, mamma? Io mi sento femmina, io sono una femmina. Al che la mia risposta è stata: io voglio che tu sia felice. E quindi il coming out è stato così, è stato un po' traumatico per me. E poi invece c'è stata la luce. E la luce ha due nomi, Giulia e Paola, che sono le sue sorelle più grandi. E ci hanno detto: mamma, papà, ma che cavolo state facendo? Ma perché siete tristi? Cioè, dovete essere felici intanto perché abbiamo capito che cosa c'è che non va. E io dicevo: appunto. E loro mi hanno detto: mamma, è trans. Cioè, fatene una ragione. È trans. E che cosa vuol dire? Vuol dire che non devi fare niente, devi semplicemente prendere questa cosa come se fosse un regalo che ti ha fatto mamma, perché questa cosa qui, credimi, ti farà diventare una persona migliore. E lì ho capito che mia figlia mi stava dando gli strumenti per poter essere una persona migliore.